Qui andiamo ad eseguire due tipi di esercizi. Il primo esercizio è un esercizio di aquaplaning. Abbiamo un'apposita vasca che viene opportunamente allagata e chiederemo al candidato di passare ad una velocità di circa 40-50 km all'ora in questa vasca allagata. Tecnicamente cosa avviene? Che il pneumatico va a impattare contro l'acqua, il veicolo tende a sollevarsi sull'acqua compressa e abbiamo una totale perdita d'aderenza. Il conducente dovrà riuscire a governare il veicolo riducendo l'acceleratore e tenendo saldamente il volante in modo tale da non perdere il controllo del veicolo. Nella seconda area invece faremo una prova di frenata con il sistema ABS inserito. Il conducente partirà ad una velocità di circa 40 km all'ora e improvvisamente si troverà davanti un muro d'acqua. A questo punto cosa dovrà fare? Dovrà frenare il più forte possibile. Quello che vediamo spesso è che gli allievi tendono a frenare in modo molto dolce, tendono a modulare la frenata. Viceversa, col dispositivo ABS la frenata deve essere estremamente decisa. È possibile che l'allievo riesca a fermarsi prima del muro, ma se la frenata non dovesse essere sufficiente, è necessario che l'allievo sappia scegliere da quale parte scansare l'ostacolo, per poi completare la frenata.